secondo campo, intanto De Rossi che allarga verso Francesco Totti il colpo di tacco per Balzaretti. Ancora Balzaretti, prova ad andare, mette dentro per il capitano che si coordina con il destro. Francesco Totti, non poteva essere che lui ad aprire la partita dopo 3 minuti e 30. Gli applausi dell'ATV Arena di Irdening. Grande discesa da parte di Balzaretti, giocatore che perfettamente dopo l'assist di destro. Ora De Rossi. C'è la sensazione che però quest'anno anche dalle parole di Zema seguiamo ancora Totti, assist strepitoso, destro, primo gol in giallorosso che arriva esattamente dopo 11 minuti, il gol di Mattia Destro, lo scorso anno 12 reti in Serie A, ha detto quest'anno con Zeman proprio ai nostri microfoni, cercherò di fare addirittura meglio, mi metto a disposizione, largo centrale. Balzaretti prova ad essere aggressivo, ancora Federico Balzaretti, lo scambio con il capitano, attenzione a Nico Lopez, l'uruguaiano largo per destro, ancora il pallone per Balzaretti, tutti a segno, è il festival dei nuovi perché Federico Balzaretti in tuffo di testa fa 3-0 e insomma meglio di così non poteva cominciare. Ripeto, l'avversario non è di altissimo livello ma le qualità di gioco è estremamente alta e allora Balzaretti qui va a colpire di testa mettendo il pallone alle spalle del portiere Pastuccia e siamo sul risultato di una considerazione fatta dallo stesso Zema ieri che ha detto destro può giocare differentemente al centro e a sinistra, stessa cosa per Totti, gran colpo di tacco, ora destro, mette a sedere il portiere e fa 4-0. Però Marco, qui vicino a me, quello che mi ha fatto più sorridere è l'U, uno strano suono dei tifosi soprattutto austriaci sul colpo di tacco di Francesco Totti a segno destro, che tra l'altro poi si beve il portiere con una finta molto molto bella, ma devo dire che il boat c'è stato sul colpo di tacco da parte del capitano giallorosso. Siamo dunque 4-0, Roma che e adesso Totti, tocco centrale per Alessandro Florenzi, ancora Totti di prima, gran palla ancora una volta splendida per Nico Lopez che dribbla l'avversario. Nico Lopez fa solo le cose difficili e qui realizza il gol del 5-0. Che palla di Totti, ancora continua a mettere dentro assist di tutti i tipi, di tacco, con verticalizzazioni. A proposito Marco di questa azione, e ripeto ancora una volta, al di là dell'avversario è evidente che questo è quello che vuole. Attenzione ancora Florenzi, Totti cerca l'assist per Florenzi che dribbla il portiere Alessandro Florenzi e sono 6 a segno anche Florenzi al 34esimo e dunque grande inserimento, l'assist Marco, neanche a dirlo, di Francesco Totti. C'è da dire che a proposito delle 0, ripetiamo.